Amici sportivi appassionati di calcio a 5, buongiorno e benvenuti al Palameucci di Aprilia. È la quinta giornata di ritorno per quanto riguarda il campionato allievi regionali Girone A e la formazione dell'Eagles affronta al Palameucci la squadra del Virtus Latina Scalo. Ancora l'Eagles che sembra essere partita meglio rispetto alla formazione ospite. Arriva questo gol, una sentenza! Meraviglioso tiro in porta da parte di Conforti, ci aveva provato qualche istante prima. E se la situazione cambia, perché non potrà più fare una partita di gestione difensiva, ci prova però subito a reagire la squadra ospite con questo sinistro di San Germano, il più attivo dei suoi. Qui è spezzato le velleità del numero 4, intanto c'è un fallo, si prosegue, ancora una confusione in porta, questa volta esplosa da Screpante. Pallone, anche se c'è un errore piuttosto clamoroso, pallone regalato ad Esposito che calcia in porta. Trova la deviazione provvidenziale di sbraccia. Adesso Screpante che si gira e tira. Murato, ancora Screpante. Che poi serve un bel pallone a destra. E c'è il piatto destro preciso da parte di De Santis che raddoppia dunque per la sua squadra. Bel gol questo. Alla fine non ha trovato lo specchio della porta. Colpo di testa intanto da parte di Screpante all'indietro, per poco non indovinava un gol da fantascienza. Il numero 6 Esposito, attenzione a sinistra adesso con San Germano che ci ha provato con il destro, la punta del piede, frutta la conquista della rimessa laterale che viene battuta proprio dallo stesso De Santis. Conforti si organizza per il destro, doppia deviazione, qui si salva non si sa come il Latina Scalo. Tentativo di mezza girata volante di Screpante che se avesse segnato in quel modo avrebbe sicuramente fatto attenzione ancora a Screpante. Copertura da parte di Rango. E poi c'è il destro, il diagonale, insidiosissimo, da parte di Screpante. Adesso la Virtus Latina Scalo si trova sicuramente in difficoltà, anche se ci prova sull'out di sinistra con l'inserimento perfetto di Rango. Imbucata che non va a buon fine da parte di Esposito. Screpante si allarga a destra, calcia in porta, altra strepitosa, miracolosa deviazione di Vitale in calcio d'angolo con Rango che è costretto a dietreggiare. Poi il sinistro da parte di Curzi, ancora l'ennesimo intervento del portiere Vitale, possesso un po' in maniera caotica. E poi c'è la strepitosa deviazione in calcio d'angolo da parte di Sbraccia, stavolta è lui che è decisivo su Maglione. Adesso ancora l'Eagles a destra, tutto solo, caccia e porta. Curzi si trova ancora una volta la strada sbarrata da un polipo, da una muraglia invalicabile. Non è finita però con ancora questo tentativo da parte di Screpante. Vitali è dappertutto, adesso non ci sono più tanti schemi, sono saltati di questo finale di primo tempo. Bella azione e conclusione in porta, colpo sicuro da parte di Curzi. Premiare la prestazione formidabile del portiere del Latina Scalo, sta ripetutamente guardando il cronometro l'arbitro di questa sfida, ma c'è ancora il tempo per assistere a questa doppia conclusione in favore dell'Eagles, prima con Screpante e poi con Siniscalchi. Ma ancora una volta Vitale mette il punto esclamativo. Adesso si affaccia subito in avanti la formazione della Virtus Latina Scalo. Sbraccia che riesce con un balzo felino, giocata importante, il sinistro e il la traversa che viene colpita da Curzi, un sinistro violentissimo. La squadra dell'Eagles che continua a premere e a costruire azioni da gol, altra paratona da parte di un Vitale che non smette mai di sorprenderci. Ancora Siniscalchi, si organizza, caccia in porta e Vitale con il piede destro compie l'ennesima prodezza. Siniscalchi chiede la collaborazione da parte di De Santis e arriva il gol del 3-0. Gol fantastico di De Santis. Questa volta Vitale è stato sorpreso con un diagonale di potenza e precisione. Adesso l'Eagles gioca sulle ali dell'entusiasmo. Del Piano, primo tiro respinto, ancora Del Piano che con il destro caparbiamente riesce a trafiggere Vitale. 4-0 e dunque partita in ghiaccio adesso per l'Eagles. Deve difendersi dall'attacco a sinistra di Esposito che poi serve Maglione, ancora Sbraccia che riesce a intervenire con i piedi nonostante sia totalmente zoppicante. L'Eagles tutto sommato è stato in controllo dall'inizio alla fine, altro spunto e doppia deviazione, poi arriva la marcatura da parte del calciatore con la maglia numero 10, sempre lui, anzi no scusate, con la maglia numero 19, Curzi, che trova dunque l'ennesima marcatura sul tiro a colpo sicuro di Screpante.
1-2 che si chiude, Delfino, Delfino mette dentro e gran gol da parte di Delfino, che riesce dunque a segnare il gol della bandiera per la sua squadra, azione che si è sviluppata in maniera rapida e Delfino però ci ha messo del suo. Adesso riparte l'Eagles in superiorità numerica, De Santis il sinistro e poi il gol da parte del numero 9 Screpante. Il tiro era stato effettuato da Cursi e non da De Santis e poi Screpante è riuscito a toccare comodamente in rete il gol del 6-1. La Dinascalo che ormai sembra aver mollato totalmente la presa, Screpante si gira e tira in maniera fulminea e folgorante e chiude a questo punto, dobbiamo dire anche dal punto di vista delle marcature, questa gara 7-1. Intanto cerca di liberarsi e di andarsene via, ma era l'ultima azione di questa partita, ci aveva provato De Santis nella precedente circostanza. Vince dunque in goleada l'Eagles Aprilia, prestazione convincente e tanti gol messi a segno dalla squadra di Mister Riolfo, che supera dunque la Virtus Latina Scalo per 7-1. Ed è tutto, un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi.